Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi siamo nell'episodio numero 8 di Dragon Ball What If. In questa puntata andremo a vedere le storie del torneo fra sesto e settimo universo, ovviamente con le dovute modifiche. Inoltre ragazzi, prima di iniziare il video ci tenevo a darvi alcune notizie e a chiedervi una cosa. Innanzitutto ragazzi, per novembre non ci saranno mod, né per i Patreon né per le persone appunto che non pagano. Questo perché sto preparando un grande pack che uscirà verso la fine del 2017 oppure verso l'inizio del 2018. Questo pack sarà fatto in collaborazione con Goldex e includerà tanta bella roba, dei remake, ovvero dei fix appunto delle mie vecchie mod, altre mie vecchie mod che sono sempre state solo per i miei Patreon, e inoltre il pacchetto verrà aggiornato all'incirca ogni mese. Cercherò ovviamente di fare comunque mod per gli altri, quindi per chi non può permettersi di partecipare al Patreon. Inoltre mi servirebbe un intro maker, dato che volevo cambiare intro e volevo fare qualcosa di figo con un logo. Quindi se siete degli intro maker abbastanza bravi o se ne conoscete qualcuno, fatemelo sapere contattandomi privatamente su Telegram. Trovate il link qui sotto in descrizione per contattarmi sia su Telegram che su Discord. Ah, inoltre ho aperto una pagina Instagram dove posterò appunto qualche aggiornamento sul canale e dove potrete tranquillamente parlare con me e mandarmi fanart, meme, quello che volete. Anzi, le fanart sono molto apprezzate, le mostrerò ovviamente in un video come mostrerò i meme. E detto questo, spero che il video vi piaccia, buona visione. Nell'episodio precedente di Dragon Ball What If abbiamo visto i nostri Saiyan allenarsi per sbloccare il Super Saiyan Blue, una forma del Super Saiyan infusa col potere del Super Saiyan God. Mentre Goku, Gohan e Vegeta si allenano sul pianeta di Beerus con Whis, Bardock, Raditz, l'ex Vegeta e Broly si allenano invece sul pianeta Bardock, in segreto. Whis decide di fare una mini battle royale per permettere ad entrambi i gruppi di allenarsi. Qui Gohan sblocca il Super Saiyan White e vince la battaglia. Successivamente sul pianeta arriva Ciampa, il fratello di Beerus, che, insieme alla sua assistente Vados, che è la sorella di Whis, propone a Beerus un torneo tra sesto e settimo universo, con in palio il pianeta Terra del settimo universo e le supersfere del drago, delle sfere dal potenziale immenso. Il torneo universale è la nuova trasformazione di Goku. Beerus, indispettito dalla sfacciataggine del fratello, all'inizio rifiuta, ma Goku implora il dio di accettare e propone le regole usate sul pianeta Terra, nel torneo Tenkaichi. Beerus accetta e propone un torneo, con squadre da 5 membri per ogni parte, con scontri uno contro uno. Ciampa accetta e stabilisce il torneo per il giorno dopo. Dopo che Ciampa se ne va, Beerus chiede ai Saiyan di partecipare. Goku e Vegeta accettano senza esitare. Gohan preferisce allenarsi e pensare alla sua famiglia. Bardock invece accetta senza pensare alle sue responsabilità da re. L'ex re Vegeta preferisce non partecipare e sostituire il suo re durante la sua assenza. Invece Raditz e Broly accettano con entusiasmo. Beerus però ferma i due Saiyan e si ricorda di un guerriero potentissimo chiamato Monaka, che è persino più forte di Gohan stesso. Raditz in un certo modo viene demoralizzato dalla potenza di tutti i guerrieri che si trovano attorno a lui e dalla potenza di Monaka. Decide quindi di lasciargli il posto. Prima di andarsene, insieme ad altri due Saiyan, augura buona fortuna al gruppo e chiede a Goku di farsi valere e dimostrare la potenza della famiglia reale Saiyan. Mentre Whis riporta i Saiyan sul pianeta Bardock, Beerus dice ai restanti Saiyan di tornare sulla Terra e che verranno accompagnati insieme a chi vuole vedere il torneo il giorno successivo sul luogo del torneo. Una volta tornati sul pianeta Terra, i Saiyan, dopo aver informato tutti, vanno ad allenarsi per affinare i loro poteri. Nel frattempo Vados, insieme a Ciampa, crea il ring per il torneo. Il giorno successivo tutti quanti si ritrovano alle Capsule Corporation. Beerus e Whis arrivano insieme a Monaka e Goku vuole subito testare la potenza di Monaka. Gli dà un pugno potentissimo, ma quest'ultimo resta impassibile.
Beerus si infuria e dà a sua volta un pugno al Saiyan. Qui, dopo essersi calmato, ordina a Goku di non far arrabbiare Monaca, perché potrebbe distruggerlo con un solo colpo. Whis interrompe la discussione e comunica a tutti che è pronto a partire alla volta del pianeta misterioso, luogo dove si svolgerà lo scontro. Una volta arrivati, i nostri guerrieri vengono accolti da Vados, che invita gli spettatori a sedersi negli spalti. Successivamente invita tutti i guerrieri a sedersi sulla piattaforma indicata per svolgere il test scritto per verificare l'idoneità dei partecipanti. Tutti quanti passano i test. Dopo avvengono le presentazioni tra i due team. Nel sesto universo sono presenti tre Saiyan chiamati Kaba, Caulifla e Kale. Si presentano al nostro team mostrandosi gentili. Qui i Saiyan del settimo universo li passano in rassegna e gli chiedono tutte le informazioni possibili ed immaginabili. Ad esempio, gli chiedono pure in che pianeta si sono stabiliti, e loro rispondono dicendo che stanno sul pianeta Sadal, il pianeta che nel settimo universo è stato abbandonato dai Saiyan tempo fa, a causa di alcuni conflitti interni. Bardock si mostra curioso e chiede chi è il re. Kaba risponde dicendo che è un re molto autoritario e potente. Si chiama Omnio ed è tra i più potenti guerrieri del sesto universo. Un altro guerriero si presenta in modo molto gentile ed umile. Si chiama Frost ed è quasi identico a Frieza. Questa cosa, diciamo che mette un po' sull'attenti i guerrieri del settimo universo, solo che Frost poi li rassicura dicendo appunto che è una persona buona e aiuta chi è bisognoso d'aiuto nel suo universo. Un altro guerriero è presente per l'universo 6, solo che non si presenta neanche, restando in disparte. Whis e Vados invitano i partecipanti ad accomodarsi nelle zone rispettive, poi vengono presentati gli abbinamenti. Il primo scontro sarà tra Broly del settimo universo e Frost del sesto. Entrambi i sfidanti si piazzano sul ring. Frost si presenta a tutti quanti in modo gentile e sportivo. Broly ovviamente non ha bisogno di presentazioni e appena comincia lo scontro si scaglia subito sull'avversario colpendolo con forza. Frost con qualche difficoltà para però il colpo. Durante lo scontro Broly fa subito sul serio, restando però nella sua forma base, non trasformandosi neanche né in Super Saiyan leggendario né in Super Saiyan Blue. Una serie di colpi da entrambe le parti e un leggero vantaggio da parte di Broly, Frost dalla prima forma viene costretto dalla difficoltà dello scontro a trasformarsi nella sua forma finale per evitare di essere sconfitto. Broly, che non è da meno, si trasforma nel Super Saiyan controllato e malmena Frost. Quest'ultimo colpisce Saiyan con dei colpi molto veloci ma poco precisi. Poi lo colpisce con dei colpi dell'aura, ferendo leggermente Saiyan. Dopo alcuni minuti, Broly collassa misteriosamente al suolo, vince quindi Frost. I Saiyan del settimo universo restano sconvolti. Il prossimo a combattere è Re Bardock. Appena sceso sul ring, ignora ogni convenevole ed ogni presentazione e si scaglia sul Frost, subito trasformato in Super Saiyan. Qui lo malmena e lo colpisce con dei colpi dell'aura molto potenti. Ad un certo punto Yako, urlando, interrompe lo scontro e chiede un controllo su Frost, dato che sembra stia usando un'arma. Nel torneo ovviamente le armi sono vietate. Ciampa minaccia di distruggere Yako se l'accusa dovesse rivelarsi falsa. Nonostante ciò, Yako chiede lo stesso il controllo. L'arbitro controlla Frost, ma mentre che lo controlla, l'arcosiano sfodera il suo culo velenoso per colpire l'arbitro. Bardock in tempo blocca Frost e lo immobilizza prendendolo per il collo. L'arbitro propone di squalificare Frost e di riammettere Broly. Il re però chiede se può evitare di squalificare Frost, dato che lo vuole punire personalmente. L'arbitro incuriosito accetta e fa riprendere lo scontro. Frost rivela di essere in realtà malvagio e di essere un manipolatore subdolo. Bardock inizia a perdere le staffe, dato che Frost gli sembra sempre di più Freezer. Si scaglia e malmena l'arcosiano, lo finisce poi con un'onda dell'aura potentissima che lo lascia in fin di vita. Bardock rimane sul ring, aspettando nervosamente il suo prossimo avversario, ovvero Kale. Appena l'arbitro sancisce l'inizio dello scontro, Bardock si scaglia sulla Saiyan, facendola terrorizzare. Approfittando della sua paura, il Saiyan la colpisce con dei colpi dell'aura che la fanno cadere al suolo. Kale, ormai ferita, sussurra delle parole: «Sorella, non sarò mai forte come te». E poi, urlando, si alza, trasformandosi nel Super Saiyan leggendario. Qui la ragazza, ormai senza controllo, colpisce quasi mortalmente Bardock, riducendolo velocemente in fin di vita. Il re viene sconfitto dalla Saiyan furiosa. L'arbitro invita Broly a scendere sul ring per l'incontro. Non fa in tempo a finire di parlare che già Broly è sul ring già trasformato in Super Saiyan leggendario. Appena lo scontro inizia, Kale si scaglia con rabbia subito su Broly, scagliandogli contro dei pugni potentissimi. Broly però li para tutti senza scomporsi. Poi afferra la ragazza furiosa e le sussurra all'orecchio di controllarsi e di pensare alle cose a lei più care e di pensare di non essere trasformata.
Kale inizia ad urlare e ad un certo punto riesce a controllare la sua forma leggendaria, si libera dalla presa di Broly e lo ringrazia. Successivamente si allontana da lui e si mette in guardia, pronta per lo scontro. Broly, per assicurarsi la vittoria, diventa Super Saiyan Blue e, appena trasformato, con un movimento fulmineo si avvicina a Kale e la colpisce con un pugno sullo stomaco, che la lascia stordita a terra. Broly ha vinto lo scontro. Caulifla soccorre la sorella e poi ritorna sul ring pronta per lo scontro. Appena l'arbitro fa cominciare lo scontro, Caulifla gioca d'astuzia e si mette in posizione di guardia, dato che sa di non avere chance contro Broly in uno scontro diretto, quindi decide di attirarlo verso di sé, provocandolo. Broly, volendo concludere lo scontro velocemente, si scaglia subito su Caulifla, che nel frattempo è indietreggiato fino al bordo del ring. Qui la Saiyan, mentre Broly le si avvicina, diventa Super Saiyan e, con uno scatto fulmineo al momento dell'impatto del Saiyan, si sposta all'ultimo istante. Poi colpisce Broly al collo, facendolo svenire. Successivamente lo butta fuori dal ring. Il Saiyan si risveglia dopo qualche istante, si alza e torna sulle piattaforme del suo universo, accettando la sconfitta. L'arbitro chiama Vegeta, che nervosamente scende sul ring. Caulifla si mette subito in guardia e, appena comincia lo scontro, entrambi diventano Super Saiyan. Vegeta colpisce con forza Caulifla, che para quasi tutti i colpi. Poi contrattacca con un colpo dell'aura, che però danneggia poco Vegeta. Quest'ultimo colpisce Caulifla con un pugno potentissimo. La Saiyan inizia a sputare sangue e, presa dalla rabbia, si getta in un impeto di pura rabbia, che viene completamente parato da Vegeta. Successivamente Vegeta decide di finire lo scontro e colpisce Caulifla con un lampo finale, buttandola fuori dal ring, lasciandola in fin di vita. Kaba viene invitata a scendere sul ring. Il Saiyan, appena comincia lo scontro, si scaglia già trasformato in Super Saiyan su Vegeta, che para ogni colpo che gli arriva. Kaba poi colpisce Vegeta con una raffica di colpi dell'aura. Vegeta accusa qualche colpo, però non si scompone più di tanto e colpisce con tre colpi pesantissimi l'avversario. Poi Vegeta minaccia Kaba di distruggere il pianeta Sodal ed eliminare tutte le persone a lui care nel caso Kaba non dovesse fare sul serio. Ad un certo punto il giovane Saiyan si infuria e si trasforma ulteriormente, diventando un Super Saiyan 2. Successivamente colpisce con una sequenza di pugni, calci e di colpi dell'aura Vegeta, che viene colpito in pieno. Poi, per terminare lo scontro, Vegeta diventa Super Saiyan Blue e, dandone una ginocchiata a Kaba, gli sussurra di non dimenticare la sensazione di pura rabbia e di non diventare un mollaccione come suo padre, che si è fatto soffiare così facilmente il titolo di re. È rimasto solo un guerriero all'universo 6. Questo guerriero si chiama Hit ed è il leggendario assassino del sesto universo. L'arbitro lo invita a scendere sul ring. Una volta sceso, inizia lo scontro tra lui e Vegeta. Vegeta, capendo la potenza del nemico, diventa Super Saiyan Blue subito e si scaglia sull'assassino, che colpisce Vegeta con dei colpi impercettibili che finiscono per stupire gli spettatori e il Saiyan stesso. Poi si sposta alle sue spalle e gli dà un calcio molto potente. Vegeta viene devastato dai colpi potentissimi dell'assassino, fino ad essere buttato fuori dal ring. Tutti quanti sono sconvolti dalla sconfitta di Vegeta e dallo stile di combattimento di Hit. Goku, prima di scendere sul ring, viene avvisato dal re della galassia, che stava assistendo appunto al torneo, che Hit usa un'abilità speciale che gli permette di bloccare il tempo per tutti tranne per se stesso, per un determinato lasso di tempo, che in questo caso è di 0,1 secondi. Questo potere si chiama salto temporale. Goku ringrazia il re e si avvia sul ring. Appena comincia lo scontro, Goku si fa colpire di proposito da Hit in punti non vitali per cercare di capire il meccanismo dei suoi colpi. Dopo una moltitudine di colpi subiti, Goku, trasformato in Super Saiyan Blue, riesce finalmente a colpire Hit, il quale salto temporale diventa inefficace. Solo che mentre viene colpito, Hit si evolve e passa a saltare il tempo per 0,5 secondi. Goku viene messo in difficoltà dai suoi colpi ripetuti, che finiscono quasi per sconfiggerlo. Ad un certo punto Goku si ritrova costretto ad utilizzare la sua tecnica che stava nascondendo per sconfiggere Beerus. Poi spiega che Super Saiyan Blue è uno stato di calma e non di rabbia, a differenza del Super Saiyan normale, e quindi è più semplice ed inoltre possibile usare il Kaioken. Quindi Goku, gridando il Kaioken, affronta Hit, surclassando il suo salto temporale. L'assassino si evolve ulteriormente e porta il suo salto temporale a un secondo. Qui Goku del tutto per tutto e, usando il Super Saiyan Blue Kaioken per 10, surclassa Hit con una Kamehameha potentissima. Nel frattempo Goku capisce che Hit è limitato dalle regole, dato che non può usare le sue tecniche di assassino. Chiede quindi di rimuoverle. Beerus si oppone mentre Ciampa approva, ma si scatena una discussione tra i due, che finisce in uno scontro. Goku ringrazia Hit dello scontro e gli propone di combattere in futuro in separata sede. Poi, stufo del litigio tra i due dei, si butta fuori dal ring, venendo eliminato. Lo scontro tra i due dei si interrompe. Beerus, a quanto pare, ha mentito a Goku,
Infatti Monaka è solo un essere debole, non in grado di combattere, ed è stato portato per spronare Goku e dare il meglio di sé. Quindi Beerus, ormai a malincuore, sapendo che non c'erano più opportunità per l'universo 7 di vincere questo torneo, ordina a Monaka di combattere. Quest'ultimo, terrorizzato, scende sul terreno di battaglia. Appena la battaglia comincia si scaglia su Hit, scagliandolo via e sconfiggendolo. A quanto pare Hit si è fatto eliminare di proposito per tornare il favore a Goku. L'universo 7 è il vincitore. Hit torna sulla sua piattaforma e sfacciatamente dice a Ciampa di non volere più la ricompensa promessa, ovvero un cubo magico che permette di viaggiare tra gli universi. Il dio si infuria e minaccia di eliminare i guerrieri del stesso universo, definendoli dei burattini. Successivamente Goku prova ad intervenire, ma viene minacciato da Beerus. Il conflitto viene però interrotto dall'arrivo di Zeno, il dio di tutti gli universi, che è venuto accompagnato dalle sue guardie. È lì per rimproverare gli dei per aver fatto un torneo senza la sua autorizzazione. Però, nell'assistere al torneo, è rimasto stupito dai guerrieri che hanno combattuto e si complimenta con tutti i guerrieri. Goku, inoltre, si avvicina sfacciatamente a Zeno, presentandosi in modo rispettoso. Inaspettatamente, però, Zeno non diventa ostile verso Goku, dato che lo trova simpatico. Gli chiede quindi di diventare amici. Inoltre, gli propone di creare un torneo dove tutti i guerrieri dei 12 universi si sfideranno. Poi il piccolo dio saluta tutti e se ne va. Beerus, insieme a tutti i membri del settimo universo, prende le super sfere del drago. Ed evoca il super drago. Beerus chiede di ricostruire il pianeta Terra sul stesso universo. Successivamente tutti i nostri guerrieri tornano sul pianeta Terra. E niente ragazzi, l'episodio può finire qua. E non mi andava di copiare Godex, ma che puntata. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Inoltre lasciatemi piace, commentate e condividete il video con i vostri amici. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Attivate la campanella per avere tutte le notifiche sul canale. Inoltre entrate nel gruppo Telegram e nel gruppo Discord che trovate qui sotto in descrizione. E niente, noi ci vediamo ad un prossimo video, ad una prossima live. Un saluto da Feraz, bella.